Mi chiamo Roberto Polica, è un negozio in Trastevere che si chiama l'antica caciara Trasteverina. Quando nonno l'ha fondato nel 1900, il formaggio si chiamava cacio. Nel 1920 uscì una legge che tutto ciò che è fatto con latte di pecora, capra e mucca si doveva chiamare formaggio. E allora i Trasteverini gli hanno dato questo nome, caciara. Io ho cominciato nel 1963, quando avevo 13 anni, ho deciso di fare questo lavoro, anche se mio padre era contento che proseguissi a studiare e mi ha messo alla prova. Ha cominciato a piccoli passi, mi ha fatto cominciare a lavorare 3 ore al giorno, poi 4 ore, 5 ore, finché sono arrivato a 15 anni, mezza giornata. A 17 anni aprivo con lui e chiudevo con lui. Io vendo dei piccoli calzifici a carattere familiare, che c'è un contatto umano con loro. Il latte del pecorino è il latte che produce mio zio sulla campagna romana. Il pecorino romano si produce sia in Sardegna che a Roma. Il pascolo della Sardegna è leggermente secco e allora c'è un piccolo retrogusto salato, ma è buono. Quello della campagna romana, che il pascolo è migliore, allora rimane un retrogusto dolce. Uno scarto del pecorino, del canistrato che fa, c'è il siero, prende questo siero invece di buttarlo, ci aggiunge il latte di pecora con un po' di caglio animale, si fa la ricotta, ecco perché si chiama ricotta, cotto due volte. Trastevere rimane sempre un paese in una grande città, è una cosa meravigliosa. Prima c'era il popolino, adesso il livello sociale è medio alto, però era bello sia prima che adesso. C'è sempre calore nel mio negozio. La gente è molto bella perché ogni persona è differente dall'altra. Se tu devi essere talmente intelligente da capire come va servita ogni persona. Chi fa 15 ore al giorno, amore mio? Ma chi lo fa? Te? No. Te? No. Questo è un lavoro che